siete in crisi di astinenza da cibo italiano, Sartoria è l'indirizzo per voi. È a un passo da Leicester Square. E oltre ad avere forno a legna, pizza autentica, fa anche un sacco di ricette della tradizione. Io oggi ho preso buonissimi scialatielli con la provola e melanzane, mentre Claudia, tu cosa hai preso? Io ho preso gnocchi alla sorrentina. Adesso li assaggiamo perché quelli credo che siano caldissimi. Com'è la tua pizza? Buonissima. Grazie. Ottima. Allora, da Sartori non solo c'è il forno a legna, no, Sartori, siamo da Sartori, non solo c'è il forno a legna, ma loro si piccano di avere tutto, tutto proveniente dall'Italia, la farina, capunto, tutto tranne l'acqua. E oserei dire, una delle gravi mancanze di Sartori è che il manager è pugliese. Giusto? Mi pare doveroso ricordarlo che hanno... E tutti i suoi collaboratori sono del sud di là. Sì, ma è una tu di dove sei? Io sardo, Cagliari. Tu sei di Cagliari. Dov'è il manager che non c'è? Il manager è giù. Okay. Ah, loro fanno pure il pane con la pasta della pizza, che è buonissimo. Ecco. Stiamo facendo una trasmissione in diretta, quello è... Quello... Non c'era io. No. Parlando della Clare ci vuole. Sì, Questo è il manager pugliese, tutte cose napoletane, ma lui... Vabbè, io vengo da mangiare gli scialatielli, se non sono buoni poi che facciamo? Grazie. No, no, non sono freddi. Allora, assaggiamo gli scialatielli. Buon appetito. Diciamo che io negli anni qua ho assaggiato di tutto ormai. No, il menù non ha più segreti, tranne qualcosa di pollo che non è che mi faccia impazzire. Ma voi sai perché cosa vengo qua? Per una cosa che se è deliziosa, se tornate più in là con tuo marito, il guazzetto di pesce. Ah, guarda. Sono buonissimi. Guardate, io sono piena di liquidi. Come mai? Allora, aspetta che io devo assaggiare gli scialatielli. Ma li fanno loro, passa loro. Sì. Dopo te ne do un po' lì, sono tantissimi. Non ce la farò mai mangiarli tutti. Buoni. La pizza è buonissima. Buona. Allora, gli scialatielli con melanzane e provola. Provola di battipaglia, buoni buoni. Continuo a mangiare altrimenti veramente è abbastanza calda, quindi stia perdendo proprio molto tempo. A due passi da Leicester Square, ricordatevi i Sartori, quelli che sono di Roma chiaramente già lo conoscono invece. Buon appetito.